Abbiamo organizzato tutte cose grazie a Bellino. Siamo riusciti a comprare un po' di dolci. Siamo portati a sua figlia e a mia figliastra. Poi mi dicevano che mi ha chiamato e dice c'è brutto tempo, dice. Ah. Che ora era più? Io non le 10, come mezza, dice c'è brutto tempo a bacchieria, fanno andare a bacio, cammina piano. Va bene, tutti assieme mentre stavo continuando a mangiare. Ballare, è stata una macchia di fango di sotto. Mi sono percorso verso la porta e ho visto che praticamente camminava il pozzetto, tutte cose che mi è successo. Poi mi sono preso di panico, siamo scappati verso l'altra stanza. C'era mio figlio Federica Grande con la bambina di un anno in braccio, ha detto papà la tengo in alta. Tutto il tempo ho visto le vetrate scure, ho preso la chiave della macchina per tentare di uscire, è scoppiata la finestra. È caduta la parete attrezzata, non ho visto più niente, se l'ha andata pure là. Mi sono ritrovato andando nell'acqua, mi sono incendiato un po' d'acqua. Però verso il fiume dicevo, c'era la macchina, mi sono aggrappato in un albero e sono rimasto 2 ore e mezza a chiamare aiuto. E chi l'ha soccorso? Lei praticamente poi si è rientrato mio cognato, io ho visto le fare di macchina e chiamavo aiuto ed era mio cognato, dice ma che ci fai, che ci sei successo un male? Perché io l'ho visto praticamente la stanza è diventata su terra in un secondo, subito in un secondo. Quindi i mobili sono caduti? Tutti sono, la parete attrezzata di sopra è caduta, ripetete tutta la stanza. E lei in quelle 2 ore aggrappato all'albero a cosa pensate? Che non ce l'ha più nessuno. Chiamava tutti, aiuto, sono venuti la polizia, i carabinieri, i vicini mai non sono venuti, i pompieri, mi chiamava anche un poliziotto dal cellulare. No, dopo qualche 2 ore e mezza, ora dico io se loro sapevano che questa antica aveva problemi, dicevano non ci state queste case, no, che mi prendevano questo figlio. Ma lei l'aveva in affitto questa casa? Sì, sì. Da quanto tempo l'aveva? C'erano state altre alluvioni? No. Un po' d'acqua, la solita acqua, ma mai questo fango che è entrato dentro. Poi suo cognato l'ha strappata dall'albero? No, mi ha aiutato un carabinieri a scendere, ma dopo... Dopo quanto sono arrivati? Dai carabinieri, dopo una 20 di minuti subito. Un po'.